Of course not. This is an unbirthday party. An unbirthday party? But I'm sorry, I don't quite understand. Il cappellaio matto, il coniglio bianco, il brucaliffo, lo stregatto, gli strani personaggi del paese delle meraviglie di Alice hanno sfilato sul palco del Teatro San Matteo. Il testo cult di Lewis Carroll è stato portato in scena dagli Imperfect Speakers, la compagnia teatrale piacentina ideata 20 anni fa da Ugo Bruschi, che recita in lingua originale. Lo spettacolo, per la regia di Luca Favero e la direzione artistica di Alessandra Sogni, è stato proposto con sopratitoli in italiano. In Perfect Speakers fanno da sempre testi in lingua originale, in inglese, tra virgolette, senza se e senza ma, nel senso si scelgono i testi originali, ecco, per non far perdere quelle sfumature anche di testo, soprattutto in testi più complicati. Questo testo qui, diciamo, non risulta così complicato come può essere Shakespeare o Eliot o altri autori più importanti, anche se ha delle chicche linguistiche. Anche questo abbiamo cercato di curare anche quell'aspetto lì, però noi facciamo spettacoli in lingua inglese. Un viaggio suggestivo di un'ora e mezza tra sogno e realtà nel mondo della fantasia della piccola e smarrita Alice, che tra personaggi amici ne incontra altri dai quali diffidare, come accade nella vita reale. Le musiche sono state create appositamente per lo spettacolo da Max Araldi. La particolarità anche di questo spettacolo è accostare un testo, tra virgolette, infantile, per cui un testo legato ai bambini, ad una musica adulta ed elettronica, ed essere riusciti a trovare un perfetto connubio. Lo spettacolo verrà replicato anche questa sera. A very merry birthday!